Ci stiamo confrontando con ambienti in cui avvengono le narrazioni e dobbiamo capire che cosa significa questa evoluzione anche della narrazione nei registri narrativi che cambiano. E quindi cercherò di raccontarvi con questa esperienza specifica un piccolo contributo che abbiamo cercato di portare in questo senso. I pericoli che in qualche maniera attraversano abitando la rete, pericoli che possono essere di misinformation, polarizzazione delle informazioni, i pregiudizi. Si è parlato di stereotipi, stamattina abbiamo parlato, no, di elementi giudicanti, cioè, dal cyberbullismo, insomma, tutto quello che conosciamo di pericoloso nella rete, anche nella sua capacità poi di dispersione della conoscenza, delle informazioni. E quindi il tema delle fake news, il tema della mancanza di pensiero critico, un'altra parola che stamattina è risuonata in questa stanza, no? Della capacità di leggere la narrazione, di capire che tipo di, no? Che tipo di realtà, qual è la realtà. Qual è la fonte, la credibilità della fonte, perché poi la verità, no, sappiamo che molto spesso non è rintracciabile così in maniera sic et simpliciter. Sono nate le basi per il progetto Diogenes, questo progetto che ho voluto rappresentare con questa foto del pompiere, perché una delle cose da cui, su cui si fonda il progetto è la lotta allo stereotipo di genere. Quanto possiamo contribuire alla lotta agli stereotipi di genere, quanto possiamo alimentare la capacità e la competenza di pensiero critico nelle nuove generazioni, nei ragazzi, negli adolescenti. Quindi, come possiamo utilizzare in questo caso i fondi dell'Unione Europea che sono specifici dedicati anche a questi temi, proprio perché sono considerati dei temi fondamentali e importanti. Poi ci sono Turchia, Polonia, la Svezia, quindi altri contesti, altre scuole, quindi anche altri contesti scolastici che immaginate come possono essere anche distanti rispetto proprio al tema dello stereotipo di genere, cioè non, sicuramente non lo rappresentano nella stessa maniera, vi assicuro, in Turchia e in Svezia, per portare, diciamo, le polarizzazioni più distanti. Quindi l'idea è quella di intervenire in questi contesti per sviluppare pensiero critico e stereotipi, lotta agli stereotipi di genere, come attraverso quello che abbiamo chiamato digital storytelling. Anche in questo caso riprendo un concetto, insomma, che il collega che è appena andato via citava poc'anzi, cioè la capacità di trovare una narrazione digitale in cui questi due elementi vengono a essere in qualche maniera enfatizzati. Perché? Perché li portiamo online per questa attività, per questo progetto Diogenes, che è il Diogenes Storytelling Canvas. Non so quanta familiarità avete con i canvas, però vi assicuro che avere in un'unica schermata, in una sintetica, diciamo, big picture, tutti gli elementi che contribuiscono a costruire in questo caso specifico una narrazione, è un ottimo modo per essere facilitanti. No, prima si diceva il docente facilitatore. Ecco, in questo caso noi con questo progetto vogliamo lavorare con i docenti, e questo strumento viene dato in mano ai docenti per essere, diciamo, l'ausilio per il lavoro con i ragazzi. Sostanzialmente il focus è quindi formare allo storytelling innanzitutto il corpo docente, gli insegnanti che lavorano con i ragazzi dalle scuole medie alle scuole superiori, diciamo una fascia d'età abbastanza intermedia. Quel canvas funziona perché io riesco a mettere a fuoco qual è lo stereotipo di genere, che tipo di contesto mi immagino che possa essere, tra virgolette, rischioso per una storia in cui c'è lo stereotipo di genere. Dopodiché va in classe e chiede ai ragazzi di costruire una storia, dando degli ingredienti che sono quelli che ha inserito dentro questo canvas. Si va in classe, si chiede di narrare una storia ai ragazzi individualmente, quella storia poi viene
ascoltata, e molto spesso quello che abbiamo riscontrato è presente uno stereotipo. A quel punto si riesce, diciamo, a fare un passaggio con una narrazione di gruppo. Nella narrazione di gruppo, quindi attraverso lo stimolo al pensiero critico, si superano quelli che possono essere dei bias cognitivi, cioè si va a allenare un pensiero differente, intanto grazie al confronto, intanto grazie allo stimolo che il docente avrà inserito, della sua capacità quindi di stimolare un pensiero differente, ma vi assicuro che già il fatto di essere in gruppo diventa di per sé un racconto diverso.